Erano 20 anni che Carasco non ospitava il raduno sezionale degli Alpini di Genova, un momento importante per il gruppo, un'occasione voluta per ricordare i caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Gli Alpini hanno sfilato per la città per poi partecipare alla messa sul piazzale di Via Piani. I caduti, è emerso durante i discorsi ufficiali, ancora oggi sono dei testimoni, soprattutto per le nuove generazioni. Quando passa un vessillo gli Alpini si mettono sull'attenti e salutano. Salutano perché le medaglie d'oro rappresentano la parte buona, umana della guerra. Nella guerra si nascondono tutte le nefandezze dell'umanità, però poi capita che un giovane in un momento, senza neanche rendersi conto perché, sacrifica la sua vita per gli altri, per i suoi compagni, perché ne muoiano di meno. E questo è un grande gesto di amore che va ricordato, come tutti tanti caduti che ci sono stati. È stata anche l'occasione per celebrare il centenario della nascita di Luigi Casaretto, alpino del battaglione Pieve di Teco della divisione Cunense e fondatore del gruppo di Carasco. Casaretto, reduce della campagna di Russia, scomparve nel 1998 a 80 anni. Lui ha fatto 4 anni di prigionia, è ritornato in Italia ad aprile del 1946 ed è stato fatto prigioniero nel 1943 a gennaio in Russia. È stato un personaggio importantissimo, special modo per la sua alpinità, che l'ha trasmessa a noi e in tutte le parti dove lui è andato ritornando dalla guerra. Per lui è stato un motivo, come si può dire, di pace che ha trasmesso a quelle persone che cercavano, volevano sapere se i loro figli erano ritornati o cosa gli era successo.